Herzlich willkommen. Heute habe ich einen sehr besonderen Menschen an meiner Seite, den ich sehr schätze, Giorgio Colutta aus dem Friaul. Wir arbeiten schon sehr lange mit ihm zusammen. Das Unternehmen Jovo arbeitet schon sehr lange mit ihm zusammen. Und ich hatte sogar das große Glück, mit meiner Familie vor 2 Jahren im Friaul zu sein und wurde von ihm beherbergt mit der Familie. Er hat uns alles gezeigt und ich war überrascht und erstaunt, wie schön die Region ist und auch die Gastfreundlichkeit der Menschen. Also einfach nur Hammer. Nichtsdestotrotz bin ich sehr froh, dass ich heute Giorgio hier habe und wir werden ihm ein paar Fragen stellen auf Italienisch. Ihr könnt dann unten die Übersetzung lesen über seine neuen Weine und ja, ein bisschen über die Weinwelt zu sprechen. Giorgio, ti ho presentato, niente, gli ho... Grazie, grazie Stefano, mi fa piacere essere qui oggi in Germania, dopo la OMS siamo a visitare un po' di clienti, quindi a lavorare assieme nell'ottica di collaborare. I nostri vini sono i Friuli, nella zona della Colli orientali, siamo tra le Alpi e il mare, quindi una zona molto vocata alla produzione dei vini bianchi soprattutto, ma anche degli interessanti vini rossi. La collaborazione è sempre molto piacevole e proficua, vengo sempre a trovare volentieri i clienti simpatici di Francoforte e io cerco di dare il mio contributo e vedo che i vini piacciono e quindi questa è una cosa positiva. Esatto, io penso che magari già che ti abbiamo qui, abbiamo l'onore di averti qui con noi, ti facciamo 3-4 domande un po' sui vini nuovi, un po' sulla situazione anche che abbiamo per adesso nel mondo dei vini per portare le informazioni ai nostri ai nostri amici che ci stanno seguendo in televisione o su YouTube. Molto piacere. La prima domanda che vorrei farti è che ho notato un pochino che c'è, dopo il corona ora abbiamo questa situazione in Ucraina, perciò tanti produttori che hanno mancanza di vetro, i prezzi che stanno andando su, elettricità, produzione. Quando pensi che arriviamo a sistemarci un po', a trovare un punto dove si stabilizza un po' la situazione e quali problemi stai avendo magari anche te in produzione? Allora diciamo che fortunatamente noi siamo riusciti a programmarci sempre molto bene anche in questi 2 anni un po' difficili del corona e subito dopo corona appunto, quindi programmando i ritiri, gli ordini, siamo riusciti diciamo a non far mancare il prodotto ai nostri clienti. È stato certamente un problema, è un problema, io credo che nell'arco di un anno si stabilizzerà la cosa. Il problema principale è stato anche gli aumenti dei prezzi che sono stati motivati ovviamente da questo conflitto, ma che in questa fase forse c'è anche qualche speculazione, soprattutto nel mondo del vetro, dove diciamo pochi sono i produttori e che quindi probabilmente approfittano un po' della situazione. Cioè fanno, scusa se ti interrompo, tipo fanno un po' monopolio allora pure? Sì, io direi che forse probabilmente un po' di cartello come si suol dire, no? Quindi si accordano sui prezzi, su farci mancare magari i prodotti eccetera, però diciamo che cerchiamo di fare fronte, anche noi abbiamo assorbito spesso questi aumenti senza poterli ribaltare al cliente, perché non è che possiamo poi ricaricare in modo esagerato, ovviamente anche noi abbiamo dovuto fare i nostri aumenti, ma stiamo cercando di tenere sempre un occhio al rapporto qualità-prezzo, che è importantissimo se si vuole continuare a lavorare, soprattutto visto che comunque noi abbiamo l'ambizione di lavorare a lungo con i nostri clienti, ecco, non fare una vendita spot, ma vogliamo appunto costruire un percorso assieme, ecco, questa è un po' la strategia. Vedere un po' quella che era l'etichetta tradizionale della nostra azienda, che resta comunque sugli mercati, dove tra l'altro vediamo un piccolo logo, visto che siamo vicino alle Alpi, che evidenzia la sostenibilità dei nostri prodotti. Quindi io traduco in parole semplici, poca chimica in campagna nel rispetto dell'ambiente prima e della salute poi, questa è la prima cosa. E abbiamo quindi concepito in un progetto proprio condiviso da quest'anno una etichetta diciamo nuova, sia per quanto riguarda la linea dei Colli orientali, quindi la linea dei vigneti. Questa è l'etichetta praticamente proprio fatta per noi, che abbiamo dato noi in commissione, tra virgolette, nel senso di fare un'etichetta personalizzata per il mercato appunto di Francoforte. Abbiamo queste due linee, che sarebbe un po' la linea gamma alta e la linea più base. Esatto, questa è soprattutto dei vigneti diciamo così di collina, mentre questa dei vigneti di pianura, dove anche qui riusciamo a scontare un ottimo rapporto qualità-prezzo, abbiamo visto anche in questi giorni che è stato molto molto apprezzato, sempre come diciamo vigneti e uve che sono prodotte, in modo tale dove abbiamo una linea fresca, quei 4 bianchi della nostra zona, quindi il Friulano, lo Chardonnay, il Pinot Grigio e il Sauvignon. Esatto. Scusa, sul Sauvignon volevo parlarti perché
abbiamo notato che un pochino, ma non solo il Sauvignon con Lutta, ma un po' tutti, abbiamo assaggiato anche, un saluto a Giuseppe Soini, il Sauvignon di Hermann, che è un po' meno profumato come l'anno prima. Come mai? La nostra produzione è una produzione agricola, appunto, non è una produzione industriale, quindi sì. Noi dobbiamo vivere sotto le luci, le stelle, il sole, e l'altro anno è stata un'annata molto calda, okay. La vendemmia del 22, sappiamo tutti che l'estate è stata molto calda, e ha dato due effetti sui vini bianchi nostri. Uno, per quanto riguarda il Sauvignon, l'aromaticità inferiore, perché tecnicamente parlando, anche in modo semplice, diciamo che la parte aromatica è una sostanza che si sostanzialmente soffre con il calore, e quindi in questo caso non si ha quella aromaticità spiccata nei climi freddi come magari il 21 oppure certo. Nei climi più alti. E nel caso del Pinot Grigio invece si è avuta una colorazione più rosa, proprio sì. Perché il Pinot Grigio ha una buccia che è colore rosa, e quindi il fatto di una concentrazione maggiore dovuta al caldo e al clima molto, molto caldo, appunto, ha fatto sì che quando si spremeva le uve già il mosto appena spremuto aveva questa colorazione rosa. Quindi quest'anno troverete Pinot Grigi, tiriamo tra virgolette, ramati, quindi molto rosa come colore, ed è Sauvignon meno aromatici rispetto all'annata del 21. Ok, perfetto. Giorgio, direi a questo punto abbiamo fatto un piccolo, cioè abbiamo fatto vedere un po' il mondo tuo, il mondo dei vini, un po' del Friuli. Io direi è importante assaggiare i vini, no? E noi li abbiamo anche in offerta nei nostri supermercati, perciò per chi vuole li venite a trovare. Direi mi saluto in tedesco. Assolutamente. A te ti do la mano, ti ringrazio tantissimo. Posso dire solo auf Wiedersehen, perché di più non so. Però l'hai detto molto bene. Ja, an dieser Stelle dann vielen Dank fürs Zuschauen und ja, wir haben jetzt einfach mal ein bisschen geplaudert. Corona, Ukraine, wie sieht's jetzt aus? Stabilisierung, die Weine. Ihr werdet es vielleicht gelesen haben in der Übersetzung. Und ja, wir hoffen, dass wir euch einen kleinen Einblick in unsere Welt damit geben konnten. Und ja, freuen uns euch dann demnächst wieder bei unserem Kanal, beim nächsten Video zu sehen. Ja? Insofern probiert die Weine, genießt den Sommer und bis demnächst. Ciao. Ciao, ciao.